Raga, oggi siamo ritornati qui con un nuovo video. Allora, oggi come detto al titolo, andremo ad ammorbidire il butterfly della Skifidol. Allora, il mio è verde, al profumo di mentina. Ok, io già ho cacciato fuori e testato un poco, l'ho testato con della schiuma da barba che uso io e della lozione per corpo ed è venuto questo. So che poi se fate così si stacca e quindi niente, incominciamo. Si apre ovviamente. Questi barattoli della Skifidol cioè non sono tanto comodi ad aprirli, ci vuole. Vabbè, noi non andremo a testare tutto, altrimenti poi altrimenti poi si rovinerà se aggiungiamo qualcosa in più o qualcosa in più, ma andremo a testare piccole parti. Andiamo a testare questo, che è un bel capello, raga, perché il butter slime costa per me un po' tanto, perché tipo lo potevano mettere a 2 euro, infatti non l'hanno messo e quindi questa cosa mi dispiace tanto. Quindi non comprerò tutti i barattoli, oppure se uscirà qualcos'altro non lo comprerò di sicuro, perché non ho tante possibilità. Va bene, comunque andiamolo a testare. Io prendo un attimo tutti gli ingredienti e noi ci vediamo dopo. Allora, oggi andiamo a testare questa bellissima cosa con del dentifricio. Io uso questo perché non mi piaceva tanto l'odore, quindi lo userò per il slime che mi è quasi finito, perché l'ho usato per altre cose. Poi la lozione corpo l'ho presa, quella là specifica del 50, è una protezione, no, lozione. E poi della schiuma da barba che io ho pagato 2 euro. Ok, direi di incominciare. Allora, ho diviso il mio slime in 3 parti uguali, quindi direi di incominciare. Allora, prendiamo la prima parte, vediamo quanto ci arriva. E sentite? Bellissimo. Allora, scusate se non sentite molto la voce, però sto cercando su Amazon dei microfoni. Vabbè, non fa niente. Allora, basta che vedete, raga, non è che cambia tanto. Incominciamo con il dentifricio. Andiamo a mettere giusto una puntina, perché troppo non va bene. No, scusate se parlo così, però ho un po' di raffreddore. E questa puntina qui andiamo a mescolare, ovviamente, raga, con le mani, raga, cosa molto importante, raga, con le mani, mai mescolare. Io vedo che sta venendo. Se voi riuscite a scoprire la ricetta e se me la volete dire, me la potete scrivere qui sotto nei commenti. Allora, lo slime è venuto così. Vediamo prima.
vediamo adesso. Ah, è la stessa cosa, adesso. Vediamo adesso quanto si allunga. Allora, adesso si allunga di meno. Vabbè, direi che sì, è un picciolo più morbido questo, perché ho aggiunto il dentifricio. Ok, quindi dentifricio fatto. Adesso lo tocco per ricordarci. Adesso andrò a testare questo con... anche qua mettere una puntina. Io forse ce l'ho vista. Oppa. Come ci ho messo pure troppa, vuoi mettere di meno. Adesso cerchiamo di fare tipo un panino senza spaccarci le mani, però come fanno ovviamente tutti i camerieri. Raga, la farina ci dobbiamo spaccare le mani tanto. Raga, io già sto vedendo che non si annulla più, quindi io penso che sarà un fail. Noi ci vediamo quando l'avrò mescolato meglio. Ok ragazzi, allora ho finito di mescolare bene 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 e raga, cioè, guardate questo. Un attimo, non era buono. Invece guardate questo. Raga, questo si allunga di più, cioè. Invece se faccio così si strappa. E se faccio così si allunga e si strappa. Comunque adesso vediamo la sua uscita. No raga, sono uguali. Sì, sono uguali. Adesso la frapposità 2. Vince questa raga, questo senza niente. Quindi schiuma da barba mi... e mettiamola qua. Adesso per ultimo la lozione corpo. O qualsiasi crema, anche va benissimo, anche quella là per le mani screpolate va benissimo, anche quella della Roche. Ok, andiamoci a mettere un cincinino di crema, dipende dalla quantità che mettete, cioè che avete di slime o che mettete. Dipende quanta quella. Tipo, se avete così un cincinino piccolo, che avete visto. Allora. Praticamente io quello con dentifricio, cioè questo gli do 9, poi questo gli do 10, invece questo con la schiuma da barba
ti do 8. Guardate, è troppo bello. Ok. Ok. Allora, io sistemo un attimo tutto e ci vediamo dopo. Allora, ecco. Li ho sistemati tutti. Allora, vediamo quale attacca di più. Ok, questo attacca tanto. Invece questo. Sì, anche questo attacca di più questo. Invece questo. Dovrei farmi i compiti. Se può scendere, grazie. Vabbè. Allora, raga, a me piace di più quello fatto con la lozione. Anche se per esempio a voi piace un altro o quello con dentifricio. Però raga, a me piace questo. Oh, mamma mia. A me piace questo, sì. E quindi, niente. Togliamo. Adesso andiamo a mischiare. Questo. La lozione con il dentifricio. Con questo, con questo, con questo. Praticamente andrete ad mischiare. Guardate. Raga. Però il più bello è sempre questo. Sta parlando di questa preziosa slime. Adesso vediamo. Allora, a me piace di più quell'originale, punto stop. Io vi consiglio, iniziando se vi si indurisce, il Buster Slime con la lozione o crema, come la volete chiamare. Vabbè, adesso metterò questo, andremo a mescolare. Ovviamente raga, non devo lasciare così, quindi andiamola a mescolare. Accendi, troppo bello. Io ve lo consiglio. Allora, io non ho comprato tutto lo scatolo perché raga costa tipo 40 euro, mi sembra. Ho fatto il conto, mi sembra 40 euro, raga, io non mi posso permettere. Quindi, va bene, anche uno, cioè non fa niente. Alla fine sono tutti quanti uguali. Aspetta, lo voglio far colare.